Benvenuti a una nuova puntata di Dentro Fiumicino, l'analisi dell'attività politica locale, una rubrica del Faro Online. La settimana di Ferragosto ci ha presentato una notizia particolarmente importante per questo territorio, l'unica forse vera grande notizia che è passata in questa settimana di caldo, di sole, di mare, di falò e di polemiche sulla pulizia e il controllo delle spiagge. La vera notizia riguarda l'ok che i ministri Orlando e Bray hanno dato per l'ampliamento di Fiumicino Sud. I ministri, infatti, hanno firmato il decreto di compatibilità ambientale per i lavori nel sedime dell'aeroporto. Allora, attenzione perché questo è un passo importante per l'aeroporto di Fiumicino, ma non è quel famoso passo che è il via libera a Benetton, quindi all'esproprio dei terreni nella zona nord verso Maccarese, che dovrebbe poi essere propedeutico alla costruzione della nuova pista. Dunque, un passo importante, ma in linea con quello che è stato chiesto dal sindaco Montino e più in generale dai cittadini di Fiumicino, in particolare da quelli rappresentati dal comitato fuori pista. E allora, è sicuramente una cosa importante, sono investimenti per 2 miliardi e mezzo di euro, previsti sino al 2021. Riguardano l'ampliamento e il completamento dell'aeroporto di Fiumicino Sud, quindi in sostanza all'interno del sedime aeroportuale che noi già conosciamo, cioè all'interno di quello che noi già abbiamo visto sfruttato per il discorso aeroportuale. Ricordiamoci che il piano di ADR, il piano dell'ENAC in realtà, ma insomma il piano ADR prevede l'allargamento di tutto il sedime aeroportuale e anche del traffico, l'aumento del traffico passeggeri fino al 2040, quindi questa sarebbe la prima parte dell'investimento che andrebbe bene sostanzialmente al comune di Fiumicino perché è comunque un investimento all'interno del sedime attuale. Ricordiamo che è stato specificato che per avere eventualmente l'ok per il nuovo tratto, quindi quello che dovrebbe andare verso Maccarese, c'è bisogno di un nuovo atto formale, di una nuova cosiddetta VIA, si chiama così, cioè la valutazione di impatto ambientale che riguarda quello specifico territorio, quindi non c'è nessun automatismo. E infatti il comunicato del sindaco di Fiumicino è così: aeroporto, nessuna contrarietà a interventi, ma solo all'interno dell'attuale sedime. Cioè, che cosa dice Montino? Dice: va bene quello che avete fatto, lo sapevamo, è una cosa che non ci disturba perché sta all'interno del sedime aeroportuale. Attenzione a non allargarsi. In realtà, questa cosa non la dice solo Montino, la ricorda anche il comitato fuori pista, appunto, cioè quel comitato che si occupa specificamente del settore aeroportuale. Anche il comitato fuoripista si dice d'accordo su Fiumicino Sud, ma non ci si muova da lì. E chiede il comitato fuoripista l'immediata approvazione del decreto con il quale è stata modificata il perimetro della riserva ed estesa la zona 1. Tutti termini un po' ostici per chi non li mastica tutti i giorni: il perimetro della riserva, la zona 1. Che cosa vuol dire in soldoni? In soldoni vuol dire che qualche tempo fa è stato deperimetrato parte del territorio intorno all'aeroporto proprio per permettere queste nuove costruzioni, questo nuovo piccolo ampliamento, questo nuovo, se vogliamo, ammodernamento. Questa deperimetrazione è stata fatta nella zona sud, dove infatti vanno a finire i lavori. Per quanto riguarda la zona nord, si era detto che si sarebbe arrivati a questa cosiddetta zona 1, cioè massima tutela ambientale. In soldoni non ci si può fare la quarta pista. Questo è il secondo aspetto di quell'attività, diciamo, amministrativa che ha iniziato il proprio corso, ancora non è divenuto efficace, effettivo. Il comitato fuori pista, nel chiedere rapidamente l'approvazione anche di quella parte, diciamo, di tutela, in qualche modo adombra possibilità che poi, passato un anno, passati 2 anni, qualcuno si dimentichi, passati 10 addirittura, qualcuno si dimentichi e quindi quella zona possa essere in qualche modo aggredita dalla quarta pista. Invece, dice il comitato fuori pista, sbrighiamoci a metterla in massima tutela ambientale, così evitiamo
qualunque giochetto. A proposito di poteri forti, ricordiamoci che in questa storia abbiamo parlato di ADR, abbiamo parlato di ENAC, abbiamo parlato di Maccarese, quindi di Benetton, che è, come vi ho già ricordato altre volte, ma non fa mai male ricordarlo, proprietario delle zone che dovrebbero essere espropriate e azionista di ADR, cioè dell'ente che dovrebbe espropriarle, quindi insomma una sorta di cortocircuito. Ma di poteri forti più in generale parla Gille in questa settimana con il suo leader Mario Russo D'Auria. Il gruppo indipendente Libero per Fiumicino dice: i poteri forti inquinano il nostro territorio, il comune avvii un monitoraggio. Si parla tanto di inquinamento, dice D'Auria, da quello acustico a quello ambientale, si parla tanto degli effetti che l'inquinamento produce sul territorio, ma quasi mai si parla delle cause, che pure, e qui la nota polemica, sono conosciute a tutti. Il punto è che dentro ci sono i poteri forti, allora è meglio non parlarne. Di quali poteri forti parla invece Dauria? Parla dell'ACEA TO2 per ciò che concerne il mare, l'inquinamento marino. Parla della Maccarese per ciò che concerne l'inquinamento a terra, perché la Maccarese ha una vasta produzione di ortaggi, e quindi comunque gli anticrittogramici o i prodotti che vengono usati per mantenere bene le verdure o tutto ciò che viene prodotto in qualche modo scendono, no? Penetrano il terreno e scendono fino alle falde acquifere. E poi quindi ACEA, quindi Maccarese e poi ADR per quel che riguarda non tanto l'inquinamento acustico, sul quale comunque un po' si è fatto, quanto proprio l'inquinamento dell'aria, gli scarichi dei carburanti, i fumi che poi alla fine si depositano sul territorio. Allora dice Russo D'Auria: non è pensabile che noi riusciamo a bloccare tutti questi poteri forti, quindi a impedire l'uso di veleni, a impedire il decollo, l'atterraggio degli aerei, evidentemente. Però, dice, possiamo fare un monitoraggio serio, perché così come i motori di 30 anni fa erano insopportabili per chi abitava a Fiumicino, mentre i motori di oggi, spalmati su diverse piste, tutto sommato possono essere tollerati, così si può aprire un tavolo serio di discussione con tutti e tre i poteri forti per fare in modo che ACEA investa di più sul depuratore che sta a Ostia, in maniera tale da lasciare pulite le acque di Fiumicino, che la Maccarese utilizzi dei protocolli più serrati per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni elementi che vengono usati in agricoltura, e che ADR in qualche modo contribuisca a questo tavolo, mettendoci del suo, insomma creando una struttura tra comune e i grandi poteri che hanno interessi sul Fiumicino, in maniera tale da tutelare gli interessi degli investitori, quindi dei grandi poteri, però tutelare anche gli interessi dei cittadini, cercando di migliorare per quanto possibile la qualità della vita. Attenzione, dice Russo D'Auria, che questo deve essere un tavolo reale. Per essere un tavolo reale non deve essere un tavolo politico fine a se stesso, dove piazzare questo o quel raccomandato, ma ci serve gente preparata nel settore, preparata tecnicamente, che possa interloquire con i poteri forti. La politica deve servire per essere punto cardine dell'opposizione all'idea che per il profitto dei poteri forti si possa annientare il territorio. Peraltro un'idea condivisa da Montino, perché ha già iniziato la sua battaglia contro il raddoppio dell'aeroporto, quindi contro la quarta pista, e dunque in linea con quello che è il modus operandi di questa amministrazione. Vedremo se questo invito verrà raccolto. Giustamente dice D'Auria: attenzione, perché le acque sono le più aggredibili, sono aggredibili direttamente sversandoci dentro le cose, sono aggredibili dall'aria perché cadendo si depositano nei corsi d'acqua, sono aggredibili da terra perché penetrando nel terreno si va nelle falde acquifere. Quindi monitorare le acque significa avere il termometro del territorio. Chi le deve monitorare queste acque? Russo D'Auria dice: l'ARDIS no grazie. O meglio, va bene l'ARDIS a fare il proprio lavoro, ma siccome negli anni l'abbiamo visto fare decine di interventi sul territorio e non è mai cambiato nulla, forse sarebbe meglio che quei dati venissero prodotti direttamente dal comune a campione per avere effettivamente in tempo reale e soprattutto
fruibile da tutti i cittadini, quindi conosciuti a tutti perché pubblicati sul sito del comune, i dati reali dell'inquinamento di questo territorio. Beh, insomma, una settimana di vacanza, di stop, un po' per tutti, ma l'attività politica sul territorio ha dato interessantissimi spunti di dibattito che dovranno essere certamente raccolti nell'autunno e in qualche maniera portati a compimento. Per questa puntata è tutto, noi ci vediamo alla prossima.